personale ispettivo nell'ipotesi che ha dato vita poi al tragico gesto del signor De Falco non ha fatto altro che il suo dovere. Devo dire sotto questo profilo non è vero che si trattava della sola moglie che lavorava in quel contesto. Voi sapete anche nel comunicato stampa che il ministro Giovannini uscente ha fatto in quell'occasione, c'era una situazione di criticità, di problematicità, c'era un'altra lavoratrice che è stata in qualche modo individuata, che è stata in qualche modo intervistata, che ha dichiarato di lavorare per 10 euro al giorno. Ecco, questa, un altro lavoratore che è fuggito dall'esercizio, è stato rincorso dal personale ispettivo, non è stato identificato, però era una di quelle situazioni ordinarie di verifica, si chiamano accessi brevi, che noi facciamo. Ne abbiamo programmati 50.000 in Italia di accessi brevi solo volti a contrastare il lavoro nero. Ecco, gli ispettori del lavoro questo fanno di mestiere. Un lavoro difficile, ingrato, in questa terra ancora di più che nel resto del territorio nazionale. Quindi credo che questa vicenda, umanamente tragica e della quale siamo, ripeto, veramente colpiti. Io personalmente faccio l'ispettore, ho fatto l'ispettore da 30 anni, adesso svolgo il ruolo di segretario generale. Mai avrei immaginato che una vicenda di questo tipo potesse poi coinvolgere in senso tragico sia chi si è tolto la vita per questo, ma anche il personale ispettivo che è rimasto, come dicevo prima, veramente, veramente colpito. Queste le parole del segretario generale del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, che questa mattina in una conferenza stampa svoltasi negli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro a Napoli, in via Amerigo Vespucci, ha dato informazioni e chiarimenti in merito all'attività ispettiva che da qualche settimana è stata posta in essere dai funzionari dell'ufficio preposto dopo la morte di Edoardo De Falco, il pizzaiolo di Casalnuovo, che si è tolto la vita dopo aver ricevuto una multa. E questa mattina giornata calda sul fronte proteste e lavoro, davanti alla Regione Campania due distinte manifestazioni, una organizzata dai bros e l'altra organizzata dai disperados, gli stessi che hanno fatto irruzione sul palco del Festival di Sanremo. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il rappresentante Antonio Sollazzo. Siamo qua solo chiacchiere, freddo, senza soldi, peggio di prima. Si sto mantenendo ancora, ma non è perché tengo ancora un briciolo. E cervello. È qualche amico che mi sta vicino, mi conforta e accompagna bene. Quindi ci sta portando alla rovina, già siamo alla rovina. E dopo che sono cadute le accuse nei loro confronti, sono tornati in strada questa mattina anche i bros per chiedere ad alta voce alla Regione Campania quale sarà il loro futuro. Oggi noi ci aspettiamo delle risposte soprattutto dalla Regione. Perché le accuse che sono state mosse partono soprattutto da Caldoro e Nappi e da alcuni esponenti dell'opposizione come capogruppo del PD Peppe Russo. Quindi, una volta che si è sgombrato il campo da queste accuse infamanti, noi vorremmo capire la vertenza Bros a che punto sta.